Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per le mie interviste della domenica. Oggi si parlerà di contrabbasso, non solamente, è ovvio, questo violino formato maxi che tutti sicuramente di voi conoscono, ma che forse non così bene come invece ci spiegherà tra le altre cose l'ospite di oggi che mi onora della sua presenza è Attilio Zanchi. Eccolo qui. Ciao Attilio. Ciao, ciao Tino, ciao, ciao, ciao a tutti. E grazie per aver aderito a questa mia richiesta. Grazie a te. Mi fa piacere parlare con uno dei più grandi esponenti di questo strumento in Italia e non solo. Grazie, Perché credo che, beh, intanto è uno strumento molto particolare. Non grazie. Sì, è grazie. da tutti suonare uno strumento come il tuo, né? Ci vuole tempo all'inizio, bisogna dedicarcisi tanto. Al contrario di altri strumenti che puoi prendere in mano e subito ne esce un suono, col contrabbasso no, per cui devi lavorarci tanto per trovare, a parte la tecnica, anche fisicamente, anche riuscire a gestirlo e a padroneggiarlo. Certo, perché poi il contrabbasso, spieghiamolo, ma anche se questo aspetto lo conosceranno un po' tutti, è un po' come il violino, non hai tasti, quindi le note te le devi andare a cercare. Infatti, all'inizio magari uno mette un po' di segni con la matita di fianco alla tastiera per cercare di capire dov'è la larghezza giusta, però poi dopo ovviamente bisogna imparare a suonare a livello tattile, diciamo, no? E anche a livello d'orecchio, d'ascolto, per riuscire a gestire l'intonazione, che è una delle cose più... Direi che le due cose più difficili sul contrabbasso sono l'intonazione e la ricerca del proprio suono, riuscire a produrre un suono che sia intelligibile, che abbia una sua caratteristica, insomma. Certo, anche perché poi Poi i tasti, come nelle chitarre, no? Partono larghi, ma poi vanno a si restringe, stringersi sempre di più. infatti bisogna Quindi. modificare poi diciamo, la distanza delle dita. Tra l'altro, come vedi, io ho anche le dita... La mano piccolina, quindi ho dovuto fare più fatica. Ci sono musicisti che hanno la mano con le dita lunghe, quindi riescono a farlo con più facilità. Quello che mi viene in mente subito è, per esempio, Ron Carter, che è un bassista americano molto conosciuto, e anche lui ha le mani lunghissime, per cui è anche molto alto, per cui è chiaro che c'è anche una, diciamo, una facilitazione fisica che ti porta a, diciamo, a poter suonare uno strumento del genere, insomma. Certo. Ecco, parliamone ancora un po' di questo strumento, perché io l'ho definito un violino maxi, ma poi alla fine in qualche modo è vero, no? Cioè le caratteristiche sono quelle, solo che in formato molto più grande. Molto più grande, poi l'intonazione, cioè la cordatura delle corde è diversa, no? Perché la cordatura del contrabbasso sono... corrisponde alle prime quattro, le corde più basse della chitarra, no? Mi, la, re, Mi riso, e certo. invece il violino, no? Per cui c'è da ragionare anche sulla lettura, le letture delle partiture sono diverse, insomma, in chiave di basso, e quindi devi abituarti a leggere in quella chiave lì, anche se col tempo poi mi sono abituato anche a leggere in chiave di violino, perché tante partiture che mi davano da suonare al volo erano in chiave di In violino, chiave di violino. per cui almeno quelle due chiavi bisogna padroneggiarle, diciamo. Senti, tu mi parlavi di mano piccola, mano grande, ma credo anche mano callosa a questo punto, perché le corde sono belle grosse. Sì, dopo un po' vengono le vesciche qua nelle dita, sia della mano sinistra che della mano destra, che pizzicano, per cui poi vanno, col tempo vanno via, o ti rimane il polpastrello indurito, quindi diciamo che è una cosa che col tempo passa. Adesso, per esempio, non ho i polpastrelli, non li ho induriti, anche perché si sta suonando così poco Certo. che purtroppo non ce li ho induriti. Infatti, aspetto, gli ultimi concerti li ho fatti a settembre, poi hanno dovuto richiudere tutto, e quindi aspetto con curiosità di vedere quando dovrò fare un concerto
dove devo suonare magari un'ora e mezza di fila per capire come si comporteranno le mani. Adesso, sai, quando suono magari in casa prendo in mano lo strumento un attimo, poi quando sono stanco smetto, però quando fai un concerto ovviamente devi suonare senza mai smettere, no? Per cui Certo, diventa più complicato. certo. Sbaglio o il contrabbasso va bene, ha un'origine chiaramente classica perché è uno degli strumenti cardine dell'orchestra sinfonica, ma originariamente nel jazz si usava il basso tuba, no? Sì, negli anni 20, 1910, 1920, sì, si suonava il basso tuba che faceva quel tipo di partiture lì, faceva la parte che poi è stata sviluppata dal contrabbasso. Infatti, i primi contrabbassisti suonavano tutti e due gli strumenti. Quando poi hanno iniziato a utilizzare anche il contrabbasso, c'erano degli strumentisti che suonavano il basso tuba, che poi sono passati al contrabbasso e suonavano tutti e due. Poi col tempo sono spariti, no, quelli che suonavano il basso tuba, ed è stato sostituito completamente dal contrabbasso e successivamente poi dal basso elettrico, quando è stato inventato il basso elettrico, e quindi da un certo anno in avanti poi è stata la maggioranza, cioè la maggioranza dei musicisti sono passati al. Certo. E il basso tuba è stato forse relegato a strumento bandistico. Strumento da banda, infatti, sì. Oppure Ecco. anche c'è stato qualche recupero quando Gil Evans ha fatto quel bel disco insieme a Miles Davis che si chiama Bird of the Cool, dove ha usato anche il basso tuba, e infatti era stata denominata anche Tuba Band, quella banda, quel gruppo che aveva registrato quel disco di Miles Davis con gli arrangiamenti di Gil Evans. Attualmente ci sono delle orchestre che lo usano, anche la Big Band Jazz, però è un Certo, po' più raro, diciamo. è molto raro. Ecco, credo che chi guarda un concerto jazz o dal vivo dalla televisione, magari si è posto questa domanda, ma quello lì cosa è lì a fare? Che strumento, cioè che funzione ha quello strumento lì che invece sappiamo essere qualcosa di fondamentale perché oltre che essere uno strumento armonico e anche estremamente ritmico. Quindi, se manca lui, manca veramente, come dire, una presenza importante nell'ambito anche di un semplice trio. Ecco, che importanza ha? Diccela tu, Sì, anche tecnicamente. sono d'accordo con te, Tino. Se manca il contrabbasso, manca, o il basso elettrico, manca una parte fondamentale della musica, perché mancano tutti i registi gravi. Ci sono stati dei gruppi che hanno provato a suonare senza basso, per esempio con fiati, sax, per esempio sax, batteria, chitarra, o sax, batteria, pianoforte, però ovviamente, almeno io, la presenza del basso quando ascolto della musica la sento e mi piace che ci sia, insomma. Anche se sono da bassista, ovviamente posso avere un occhio partigiano, però diciamo che la mancanza delle note gravi si sente nella musica, no? Per cui poi dipende un po' dalle predisposizioni. Io ho sempre avuto un po' quell'ascolto privilegiato verso le note gravi, però mi piacciono di più gli strumenti con le note gravi, e anche le voci dei cantanti. Quando devo ascoltare un cantante mi piace di più sentire le voci, sia maschili che femminili, che hanno una tonalità più bassa, Più diciamo. grave. Per cui, insomma, mi dicevi tu, è il contrabbasso o il basso elettrico hanno questa funzione di raccordo fra l'armonia e il ritmo, senz'altro, e quindi hanno una funzione di raccordo, diciamo. E una cosa importante è che il bassista riesca a trovare una coordinazione adeguata insieme al batterista, diciamo, che è una delle cose, degli aspetti fondamentali che fa funzionare una sezione ritmica oppure no. Certo, tu prima parlavi del basso elettrico, giustamente, figlio, del contrabbasso e della chitarra, diciamo, anche perché chiaramente, e che logicamente ha,
preso il posto del contrabbasso in tantissimi, anzi in quasi tutti i generi musicali, Sì. fuorché appunto il jazz. C'è una ragione particolare perché in un trio, in una formazione jazz, si usi il contrabbasso invece del basso elettrico. Ma direi che senz'altro è una ragione dovuta al suono che ha un suono più legato, cioè più sustain, anche se il basso elettrico ovviamente puoi sopperire con i volumi o con le equalizzazioni, così, però è un tipo di suono che lega di più, secondo me, rispetto al basso elettrico. Il basso elettrico si percepisce molto direttamente il suono, no? Quindi lo senti già isolato dal contesto, no? Il contrabbasso lo lega di più in un'amalgama, secondo me. Poi viene dai gusti, ovviamente, no? Non è anche dovuto alla, passami il termine, sporcizia del suono del contrabbasso, perché è uno strumento in cui si sentono molto i rumori dell'esecutore, differentemente dal basso che dà. La mano destra, il pizzicato, l'attacco, diciamo, della mano destra, l'indice e il medio che suonano sulle corde del contrabbasso e si sentono di più rispetto al basso elettrico. Il basso elettrico lo tocchi, ma si sente, percepisci il suono preso dai pick-up, diciamo, no? Mentre nel contrabbasso senti anche proprio il suono acustico e il legno, no? E quindi quello è uno dei fattori determinanti. Mi ricordo, per esempio, che avevo visto un'intervista a Jimmy Haslip, che era il bassista degli Yellow Jacket, e diceva che lui, per esempio, registrava il basso elettrico. Quando registrava in studio il basso elettrico, metteva anche un microfono davanti alla mano destra, di modo che in uno dei canali del missaggio faceva sentire anche l'attacco delle dita della mano destra per dargli un Ah, po' guarda. questo senso, un suono un po' più vicino a quello che era il contrabbasso, diciamo. Perché la mano destra ha quell'attacco percussivo che serve, Certo. diciamo, nel ritmo, no? Certo. Diciamo che non c'è jazz se non c'è il contrabbasso. Poche storie. Vero, vero no, Attilio? Direi di sì, direi di sì. Ma è uno strumento che affascina tantissimo. A me affascina tantissimo anche il basso, comunque sia quel genere di strumento. E sostengo una cosa con la quale mi sono confrontato con gli altri bassisti che ho intervistato. Tu sei il primo che suona espressamente il contrabbasso, ma con Federico Malamana, con Flavio Scopaz, piuttosto che con Dino D'Autorio, ho fatto loro questa domanda, o meglio, chiedevo se mi confermavano una mia impressione, che è quella che un grande, parliamo di un grande bassista, debba avere un'infarinatura quantomeno di pianoforte per avere un'idea precisa di che cos'è l'armonia. Sei d'accordo anche tu, Sì, Attilio? senz'altro, sì. Anch'io ho un pianoforte in casa E lo e suoni. soprattutto quando devo studiare i brani me li guardo prima al pianoforte, prima di passare al contrabbasso e poi lo uso tanto per scrivere la musica, no? Cioè, mi è successo anche di scrivere dei brani partendo dalle frasi di contrabbasso, dei riff del contrabbasso oppure anche dalla melodia fatta dal contrabbasso, però spesso poi mi confronto col pianoforte e quando devo mettere la musica su carta, sul pentagramma, poi lo faccio attraverso pianoforte, anche perché sei seduto comodamente, c'è lo spartito e puoi scrivere. Invece col contrabbasso, se c'hai il contrabbasso in mano, stai suonando, puoi mettere lo spartito magari sulla spalla del contrabbasso, tenere un attimo il contrabbasso e scrivere con la matita, ma diventa molto faticoso, no? Certo. Voi contrabbassisti suonate esclusivamente in piedi, no? Io credo, perché Puoi suonare su uno sgabello alto e stare uno a posto sgabello alto, certo. anche, sì. Però non lo provi mai dell'altezza che ti è comoda, per cui io ci ho rinunciato, insomma. Mi sono abituato a suonare in piedi Beh, immagino però che il contrabbasso ha quelle dimensioni e credo che ci sia differenza, dimmelo tu, tra una persona di statura bassa e un gigante invece che lo suona, perché la postura immagino che cambi completamente. Certo, infatti, sì, perché soprattutto devi avere una certa distanza, no, dal capotasto
e quindi se sei basso devi tenere contrabbasso più, senza puntare. Io sono abbastanza basso, quindi puntare lo tengo al minimo. I musicisti invece che sono molto alti alzano il puntale e tengono il contrabbasso più in alto, diciamo. E l'archetto invece, Attilio, questo. L'archetto si usa di più nella musica classica, ovviamente, perché si usa Certo. prevalentemente nella musica classica, però è utile quando si studia, soprattutto all'inizio, utilizzarlo perché senti di più l'intonazione delle note. Chiaro. Cioè, il suono fatto con l'arco ti fa sentire Più a lungo. senti esattamente la nota com'è. Invece col pizzicato, diciamo, la percezione dell'altezza della nota è un po' più nebulosa, diciamo. Quindi serve per imparare bene l'intonazione. Poi in certi brani magari può anche servire fare delle frasi col contrabbasso, diciamo, con l'archetto. Certo, ecco, visto che abbiamo parlato di archetto, di approccio allo strumento, com'è stato il tuo di approccio allo strumento? Dunque, io ho iniziato prima con la chitarra come quasi tutti, no? Quasi i bassisti, nessuno nasce da, non so, quando c'hai 12 anni, 13 anni, non è che ti viene in mente di prendere il basso elettrico in mano, e quindi ho il contrabbasso soprattutto. Quindi ho iniziato con la chitarra. Sì, ma guarda, anche i pianisti, eh. Certo, sì. Iniziano con la chitarra. Dai, che è uno strumento comodo, lo porti dove vuoi. Eh sì, infatti, sì. Facile, relativamente facile all'approccio, Sì, quantomeno. no, Perché certo. poi se si vuole diventare dei grandi strumentisti è tutt'altro Ah discorso. no, beh, certo, quello sì. Però conosco tanti che suonano, anche nella musica, anche tanti fiati suonano il pianoforte, cantanti anche, cioè, diciamo che il pianoforte è un po' uno strumento che ti fa conoscere in modo più approfondito e ti fa sentire meglio l'armonia e quindi anche vedere il movimento delle parti, delle partiture, ovviamente è utile, insomma, infatti non a caso nelle scuole c'è anche il corso di pianoforte complementare, che è ovviamente utile, no? Per imparare a leggere gli spartiti. E quindi dalla chitarra. Dalla chitarra poi sono passato al basso elettrico perché avevo 14 anni, mio cugino aveva un gruppo che suonava, ai tempi si suonava nelle sale da ballo quando ho iniziato io. E lui aveva un gruppo che andava in giro a suonare sabato e la domenica, e quindi io avevo già un po' di doti, mi piaceva suonare, quindi mi ha detto se volevo entrare in questo gruppo, mi ha messo in mano un basso elettrico e ho iniziato da solo a suonare il basso. Sentivi le fondamentali. Sì, in pratica sì. Quindi per 2 o 3 anni sono andato avanti così. Poi ho deciso di studiare chitarra classica e mi sono iscritto alla Civica, ho fatto La Civica di Musica di Milano. sì, alla Civica di Milano e ho studiato un paio di anni musica classica, poi a un certo punto quando già suonavo in giro, insomma, avevo diverse collaborazioni, una delle più importanti è stata con il gruppo di Nuovo Canzoniere Italiano, cioè Ivan Della Mea, Giovanna Marini, Pietra Angeli, e lì suonavo già il basso elettrico. Però poi quando ho iniziato a interessarmi al jazz, ho capito che mi sarebbe interessato di più farlo col contrabbasso, quindi ho deciso di iniziare poi a prendere in mano il contrabbasso e ho suonato a studiare alla Civica di Milano, contrabbasso per 3 anni e poi ho continuato il mio percorso da solo. Ho avuto la fortuna di incontrare poi quando ho iniziato a frequentare i concerti di jazz, ho ascoltato De Volland che aveva fatto un concerto a Milano e insieme ad altri che avevano appena iniziato a suonare il contrabbasso gli abbiamo chiesto se poteva darci una lezione il giorno dopo prima di ripartire e lui è stato molto gentile. E ce l'ha data, quindi ci siamo rincontrati in 4 bassisti in casa con lui che ci faceva vedere un po' di cose col contrabbasso e poi ho mantenuto i rapporti con lui e poi mi ha fatto avere una borsa di studio per andare a studiare da lui in Canada e in America Woodstock.
dove c'era una scuola che si chiamava Creative Music Studio, dove lui faceva dei seminari estivi e invernali, e quindi ci sono andato per 2 anni per seguire questi corsi con lui, diciamo. Prima avevo studiato già con Giorgio Azzolini, che era un contrabbassista importante italiano, e avevo fatto un paio d'anni anche con lui. E poi, dopo De Volland, ho continuato poi i miei studi da solo, studiando un po' tutto quello che c'era da... che mi trovavo sotto mano come metodi, spartiti, eccetera, eccetera. Quindi il tuo perfezionamento è venuto negli States. Sì, beh, ho fatto dei seminari, insomma. Ai tempi non ce n'erano ancora tanti. In Italia si era appena aperta Siena Jazz, che è stato il primo diciamo, corso di seminari importante che c'è stato in Italia, e c'era poco altro, diciamo, se si voleva studiare jazz. Poi nel corso degli anni ne sono nati tanti in tutta Italia, quindi si è sviluppato questo percorso didattico, si è ampliato molto, si è sviluppato tanto. Poi è entrato anche nei conservatori, e quindi adesso ci sono molte più possibilità per uno che studia, di avere possibilità di studiare con dei docenti preparati, e anche di vedere video YouTube, per esempio. È uno strumento abbastanza importante, diciamo, perché puoi trovare, poi lo sai bene anche tu, insomma. C'è tutto, sì. Ai tempi dovevi comprare delle videocassette, però ne trovavi ancora poche, diciamo, no? Prima, certo. E anche metodi ce n'erano pochi. Questa era una delle ragioni per cui, quando sono andato poi in America a studiare con Dave, ho visto com'era la situazione là degli spartiti, dei metodi, e ho deciso, mi è venuta l'idea di aprire un negozio di spartiti a Milano, che si chiama Birdland, ed è ancora attivo ancora oggi, insomma, e l'ho aperto negli anni 80. È ancora tuo? No, l'ho ceduto dopo un po' di anni, cominciando l'attività più intensa. E non riuscivo più a seguirlo, quindi ho dovuto cedere la licenza, però sì, perché è continuato, insomma. Questo signore, mi rivolgo a coloro che ci stanno ascoltando e che magari non sono amanti in modo particolare del jazz, ma ha suonato con chiunque, io credo, e credo che, correggimi se sbaglio, Attilio, hai suonato in più di 100 dischi, in 100 lavori discografici. Penso che siano già 150 oramai, più penso o meno. A te. Sì. Adesso non se ne fanno quasi più, oramai negli anni ne faccio 3 o 4, 5 all'anno, adesso nell'ultimo anno poi ovviamente non c'è stata più nessuna possibilità di registrare, insomma. Però ne avevo fatti tanti, sì. Ah, certamente, parlavo quando ho intervistato Dino, perché mi diceva che negli anni 80 forse, se non c'era lui non si facevano i dischi di musica pop, naturalmente. Musica pop, sì, insomma, sì. C'erano 3 o 4 bassisti che bene o male più o meno facevano tutto, no? Tutto quello che c'è da registrare in studio, perché era un lavoro vero e proprio specifico, no? Che è diverso che suonare dal vivo, insomma. Certo, infatti la tua attività oltre che discografica è prettamente di concertista, hai fatto una miriade di serate tu. Sì, sono migliaia, guardandoli in prospettiva, in retrospettiva, con migliaia di concerti, insomma. Adesso in questa situazione dove non si suona mi sembra strano, eh. C'ho tutti i contatti, mi riaffiorano dei ricordi dei concerti che ho fatto in posti di qua e di là, in giro per il mondo, e mi sembra quasi strano che non stia suonando, ma penso che è una situazione che stanno vivendo in tanti musicisti oggi, no? Altro che tutti quelli che intervisto sono nella medesima condizione. Tu ti sei avvicinato al jazz perché per un motivo particolare, perché insomma sappiamo che almeno da noi in Italia comunque da sempre una musica di nicchia, una musica che non è mai riuscita ad arrivare al grande pubblico, in modo
così massiccio come per esempio negli States, dove i ragazzini già ascoltano jazz. Tu ti sei avvicinato a questo genere musicale perché te lo sentivi o perché lo ascoltavi, perché ti è piaciuta l'America, lo strumento? Ma guarda, per curiosità, il primo concerto, diciamo che ho avuto la fortuna che il primo concerto che ho sentito è stato di jazz. Al Conservatorio Milano c'era un festival jazz che durava 3 giorni negli fine anni 70, e che ho visto Miles Davis. Ah, però. Il primo concerto che ho visto era il gruppo di Miles Davis con Jarrett al piano elettrico, e quindi quella serata c'erano 3 gruppi, ed è stato per me abbastanza uno shock. Insomma, la musica mi ha affascinato subito. Insomma, era il periodo elettrico di Miles, no? Beh, poi voglio dire, hai citato due nomi che non sono esattamente dei classici del jazz, no? Era il periodo dove avevano registrato Beaches Brew, che era un disco che aveva fatto abbastanza scalpore nell'ambiente discografico, perché era quello che aveva determinato la sua svolta elettrica, no? E quindi, Certo. però, per noi che eravamo ragazzini ai tempi, avevo 17 anni, mi affascinava ovviamente. Diciamo che è stato un po' un ponte di crossover fra quello che ascoltavo io prima, che suonavo, e quello che è stata questa introduzione al jazz che ho avuto. E da quel momento lì ho cominciato ad acquistare dei dischi. Allora, ho acquistato quello, poi nella stessa serata o nella serata dopo c'era anche Gatto Barbieri, quindi avevo un disco di Gatto, e insomma c'erano diverse cose interessanti che giravano in quel periodo, e tanti della mia generazione, insomma, si sono avvicinati al jazz tramite appunto questa svolta elettrica di Miles Davis, diciamo. Certo, e c'è da tenere presente che comunque il tuo strumento è, differentemente da quello che può essere un pianoforte o un altro strumento solista, sì, certamente l'improvvisazione fa parte anche del tuo modo di fare jazz come di tutti i contrabbassisti, però certamente all'ascolto, ecco, un solo di pianoforte forse da maggiori emozioni, non lo so, magari mi sbaglio, a me succede questo. Tu che cosa ne pensi? Beh, Ecco. meno monocordi, perché il suono del contrabbasso è quello, no? Per cui non puoi fare gli accordi, l'armonia che fa il pianista, no? Per cui ovviamente, diciamo che se fai una solo con il contrabbasso o col basso elettrico devi svilupparlo in una maniera diversa, e quindi forse, guarda, il primo strumento che incuriosisce o che attira di più uno che non è abituato ad ascoltare musica, forse è la batteria, non è neanche pianoforte, perché se tu vai a sentire un concerto dal vivo e non hai mai sentito, forse quello strumento che ti colpisce di più è la batteria. Insomma, io avevo prima volta che ho sentito un gruppo suonare dal vivo, che era un gruppo di musica pop, non neanche pop, com'è che si chiamava il tempo? Musica rock, diciamo. Avevo forse 13 anni, e ho visto, sono andato vicino alla batteria, ho visto questo batterista che suonava, e mi ha incuriosito subito quello, perché non l'avevo mai vista, no? Poi Sai che Attilio, ti interrompo, ma è successa la stessa cosa a me. Io al primo concerto al quale ho partecipato, non mi ricordo dove fossi, né che gruppo ero andato a sentire, ma io ero sotto la batteria a vedere cosa facesse questo uomo. sì, E ti dico la verità che capii, perché già studiavo pianoforte. Capì che cosa faceva con la cassa, cosa faceva con il rullante, col Charleston, e mi acquistai una batteria da poco prezzo, chiaramente, però accade anche a me la stessa cosa. perché la cosa che ti colpisce di più subito il ritmo, no? Il ritmo, anche il volume sonoro, ovviamente, no? E quindi per me è stato così, insomma, è stata una grande scoperta. Fra l'altro, sono andato a vederla da vicino, e c'era il rullante che aveva, sai, la pelle del rullante, vabbè, una cosa, un dettaglio, comunque, aveva la pelle del rullante quasi tutta consumata, perché poi diventa trasparente, Certo. no? E quindi guardavo dentro questo tamburo quasi trasparente, e non riuscivo a capire
che cos'era. Fra l'altro, un'altra cosa interessante è che i rullanti hanno ancora adesso, forse hanno un buco di fianco, perché i batteristi negli anni 50 scaldavano la pelle e c'era dentro un filo con una lampadina e scaldavano la pelle del rullante con la lampadina per farla tirare, no? Per farla diventare più tesa, no? Ma dai. Sì, è stato è una cosa che poi dopo non è più successo. Dopo hanno inventato i tiranti, diciamo, sai, i tiranti che ci sono Sì, diventati. certo, è chiaro. Ma perché scusa, allora la pelle come veniva tirata? Erano delle pelli d'asino, non erano di pelle, le pelli sintetiche che si usano adesso, no? Era come venivano. E quindi veniva per tirarla, ve la Alla scaldavano. scaldavano aperti e basta. La scaldavano, sì, non c'era ancora magari la regolazione di fino che c'è adesso, no? Perché aveva colpito anche sta roba qua. Certo. Beh, diciamo comunque, Attilio, che già la musica jazz è una musica sicuramente di nicchia, lo abbiamo detto, credo che tu me lo possa confermare. Il tuo strumento Ancora di più, lo è ancora di più. Però, come sempre accade, quando le cose non sono così diffuse, è evidente che un contrabbassista che fa jazz, forse, ma confermamelo tu, beh, dovrebbe essere abbastanza ricercato, se è bravo, chiaramente. infatti, sì, fra l'altro, appunto, io suonavo la chitarra, ma di chitarristi bravi ce n'erano già migliaia e migliaia anche a Milano, poi invece. Quando sono passato al contrabbasso a Milano, di contrabbassisti ai tempi che suonavano in giro ce n'erano pochi, no? Forse neanche una decina, no? Per cui dopo che ho imparato un po' a suonare a tenere in mano il contrabbasso ho già iniziato ai tempi a lavorare, a essere chiamato, perché comunque era uno strumento che suonavano in pochi, per cui diciamo che ai tempi se volevi lavorare è chiaro che se passavi uno strumento così che era meno... C'era meno musicisti che lo suonavano, avevi più possibilità, è vero, hai ragione. Ho notato un'altra cosa, confermami anche questo, Attilio. Tra i contrabbassisti italiani, chiaramente, e ancora viventi, Tommaso piuttosto che Dalla Porta, Pietro Paoli, scusami, Tavolazzi. Ma anche i più giovani, credo, tipo c'è una ragazza, per esempio, Silvia Bolognesi, credo che si Ah, chiami, sì. piuttosto giovane, cioè piuttosto giovane, più giovane di quelli che ho citato, e anche Gabriele Evangelista, che è ancora più giovane di lei, credo, forse, ma è tutta gente del nord. Nord. Del nord? Tu sei di Milano, Sì. no? Ma ti sei proprio milanese milanese o hai... Sì. Milanese, ma del resto Zanchi è la desinenza Zan, ma anche il tuo nome è molto lombardo, Attilio. Vero. Beh, tutta questa gente che ho citato, e tu potresti citarmene chissà quanti, ma io mi sono un attimo documentato, è tutta gente del nord. Quando sappiamo che la musica a tanto del sud invece, no? No, ma sono tanti anche al sud, devo dire, non è che... Forse ai tempi, quando ho iniziato io, i miei coetanei, Morricone, Massimo Morricone, Enzo Pietro Paoli, che sta a Roma, anche se è genovese, cioè ligure, Infatti. però sì, no, ma ce ne sono tanti anche al sud, ormai cioè sono in tutta Italia, insomma, diciamo. Forse al nord sono nate prima delle scuole che dovevano Può imparare il contrabbasso, però poi adesso come adesso ce ne sono... Ovviamente in tutta Italia, anche nei paesi piccoli sperduti, puoi trovare qualcuno che suona bene, insomma, per cui diciamo che magari poi hanno più possibilità lavorative al nord, si spostano al nord, no? Ma questa gente che ci hai citato è proprio nata al Sì, nord, infatti. però sì, sicuramente è un caso che io abbia letto questa loro provenienza nordica. Tu sei anche un compositore, hai fatto dischi tuoi. Sì, ne ho fatti boh, almeno, penso, sette, credo, a mio nome, con composizioni anche mie. Mi piace scrivere, mi piace tanto, insomma, no.
ho scritto diversi brani e quindi alcuni sono stati anche suonati poi registrati in dischi di altri musicisti. Sì, mi piace molto, diciamo che un po' suppliscono al fatto che il contrabbasso appunto ha meno possibilità armoniche, così col fatto di poter scrivere della musica che viene anche eseguita dagli altri strumenti. Insomma. Poi, sempre stile jazzistico, immagino. Sì. Negli ultimi anni poi al conservatorio, insegno al conservatorio di Milano, negli ultimi forse 15 anni mi sono, come cattedra avevo quella di musica d'insieme, no? Per cui mi dedicavo a scrivere brani o arrangiare brani o trascrivere brani per far suonare le classi di musica d'insieme, no? Per cui mi sono orientato tanto anche in quella direzione. Fra l'altro, ripensandoci, conosco anche tanti contrabbassisti classici che poi hanno quasi smesso di suonare contrabbasso e si sono dedicati alla composizione o alla direzione d'orchestra. Mi viene in mente per esempio Bruno Tommaso, no? Che è uno dei che è il cugino di Giovanni Tommaso. Giovanni. È un grande compositore e direttore d'orchestra. Forse con l'età tanti fanno fatica, poi si stancano a portare in giro e a suonare il contrabbasso, che è uno strumento faticoso, e quindi magari si orientano di più sulla composizione o sulla direzione o gestire dei gruppi, no? E quindi poi quello che è successo a me è anche che fin dall'inizio mi sono dedicato tanto alla didattica, no? Ecco, a proposito di didattica, Tidio, trovi tu che nei giovani ci sia interesse verso il tuo strumento? Ma verso il mio strumento, ma anche verso gli strumenti in generale, insomma, diciamo che ai conservatori vedo centinaia di ragazzi che suonano anche bene e sono anche interessati alla musica in un contesto più generale, quindi sì, no, ci sono, ce ne sono di bravi che sono emersi e che stanno lavorando, cominciano a suonare in giro. Ovviamente adesso le occasioni di lavoro sono poche, no? Per cui sì, d'accordo. Ma proprio che si avvicinano al contrabbasso, sì, jazz? Sì, ce ne sono. Oppure che iniziano col basso elettrico e poi si interessano anche al contrabbasso e poi continuano a suonare tutti e due, magari. Diciamo che se sai suonare un po' tutti e due gli strumenti, hai più possibilità, insomma, di poter suonare in giro con altri musicisti, diciamo. Certo. Senti, ti faccio l'ultima domanda, Tiglio, che è una domanda che faccio a tutti coloro che intervisto. Tu ascolterai non solamente jazz, posso immaginare, quantomeno. Sì, ascolto di tutto. Poi vado un po' a periodi, insomma, sì, però. Cosa ne pensi della musica italiana attuale, in generale? La musica attuale no, non mi piace, ma dico un'ovvietà, insomma, la musica rap o la musica che si usa oggi con l'autotune così non mi piace, no? la trovo limitata, insomma. Se la paragono magari a certe canzoni degli anni 70-80, so, Lucio Dalla per esempio, o musicisti del genere, o De André o Ivano Fossati per esempio, credo che ci sia un divario enorme, insomma. La musica si è semplificata molto e i ritmi sono sempre gli stessi, vengono usati a loop copiandoli magari dai ritmi che facevano i batteristi di James Brown negli anni 60, no? Per cui diciamo non c'è stato un avanzamento, mentre negli anni 70-80 così anche nella musica pop c'è stato un grande avanzamento, no? E poi sembra quasi che si sia fermato un po' tutto. Adesso, diciamo, la percezione della musica è molto più limitata. Due accordi, tre accordi e i testi non sono neanche così importanti come lo erano quello dei cantautori, diciamo, o anche, non so, di Bruce Springsteen, per dirti un nome, no? Sì. Cioè, e quindi attualmente no, non riesco a ascoltarla con piacere, mentre fino agli anni 80 anche ascoltare la radio mentre andavo in macchina mi piaceva, insomma. Era piacevole. Sì, era piacevole, adesso non ce la faccio proprio, no? Per cui ma penso purtroppo penso che sia un sinonimo di vecchiaia, cioè di invecchiando
rimani un po' ancorato a quelle che erano e che erano i tuoi ascolti, i tuoi gusti musicali precedenti, però tante cose non riesco proprio a, non riesco neanche ad ascoltare. Sì, non riesco neanche a definirle musica, non so, il ritmo con certo. Parole recitate, neanche tanto cantate, no? E quindi, certo. Però vabbè, è una percezione mia, non so tu cosa ne pensi, no? Beh, ovviamente non c'è solo questo che hai detto tu, è chiaramente il grosso della musica, però è rap, trap. Reggaeton, che è una cosa che io non sopporto, soprattutto se cantata. Però lo usano d'estate il reggaeton per far ballare. Sì, il reggaeton è più estivo, ma veramente ti dico la verità, mi urta proprio i nervi, quella ritmica ossessiva e quell'armonia fatta di accordi ripetuti. Non parliamone poi. Quando è associata, e lo è quasi sempre, alla lingua sudamericana, che è bellissima, sì. Io trovo lo spagnolo, ma in quel contesto, personalmente, questa è la mia idea, la trovo, mamma mia, insopportabile, non so che cosa dire. Certo. Quindi io penso che qualcosa di buono ci sia, bisogna un po' andarlo a cercare, poi Poi magari credo proprio. Tutto, lo speriamo, insomma, speriamo, infatti. Mi meraviglio sempre quando vedo ragazzi che vogliono avvicinarsi al jazz perché appunto è una musica legata più agli anni passati, no? Però credo che ci trovino una libertà che magari non c'è appunto nel suonare la musica che va di moda oggi, no? Diciamo. Sì, il rumore. Il rumore che va di moda da oggi, diciamo così. Perché come dicevi tu, io veramente tante volte mi è stata fatta anche a me questa domanda. Io faccio fatica personalmente a chiamarla musica. Appunto, infatti. Cioè, la musica è armonia, ritmo, melodia, arrangiamento, esecuzione, non è un ritmo con delle parole, come dicevi tu, recitate. Infatti. Perché il più delle volte sì, poi c'è magari un momento melodico, ma il rap poi è questo. È chiaro che in America, soprattutto, ci sono dei rappers che fanno musica di alto livello. Ah beh, certo, ma anche a livello di dizione, di pronuncia, di fraseggio, così sono molto, 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 molto complessi, no? Diciamo, invece tanti che fanno trap qua in Italia, ma non per parlarne male, ma comunque non sanno neanche cantare, non sanno neanche mettere un suono musicale, no? Per cui parlano e quasi tutti si imitano fra di loro, quindi non c'è tanta personalità. Però vabbè, non ne voglio parlare troppo perché sennò sembra che Siamo vecchi e che non capisco se i giovani, lo so, è vero, è vero. Bene, Attilio, senti, sì, no, volevo dirti un'ultima cosa. Dimmi, caro. Sto scrivendo dei metodi nuovi, ne ho scritti già tanti, però ne sto facendo un paio che sto completando. Uno è di basso elettrico insieme a Paolo Costa e Lorenzo Poli. Paolo Costa, che deve intervistarlo, non mi chiama mai. Ah, Vabbè, dai. sempre impegnato. E stiamo finendo. Abbiamo fatto un metodo a sei mani, perché loro insegnano anche al Conservatorio di Milano nei corsi pop. E abbiamo fatto questo metodo secondo me, è venuto molto bene. Siamo anche con le basi musicali e abbiamo integrato un po' il mio tipo di didattica con il loro. E sta venendo fuori un bel lavoro che uscirà per l'edizione di Dantone fra Ah, D'Antona, sì, i primi mesi dell'anno. Germano. Di Germano, esatto. Sì, è stato trovarmi qualche mese fa per propormi un libro, ma. E poi con Paola Folli, la Ah, cantante, vabbè. lei ha un metodo di canto e anche quello stiamo quasi completandolo e anche quello uscirà per Dantone l'anno prossimo, insomma. Quindi diciamo che oltre ai metodi, diciamo, didattici dedicati al jazz, sto curando anche questa cosa qua. Ed è una cosa che mi salva un po' perché stare a casa senza fare niente non mi piace. Avere almeno un'occupazione, anche se è faticoso stare davanti al computer delle ore, però almeno si fa qualcosa, insomma, non mi piace star Ma fermo. sì, anche perché tornando al tuo strumento, grazie per averci dato queste notizie.
Il tuo strumento suonato da solo, insomma, Esatto. è un po' poverello. Hai ragione. No, magari metto su anche delle Una basi, base. no? È chiaro che tu che sei un pianista c'hai più soddisfazione a metterti a suonare al pianoforte, no? Ovviamente. Sì. E poi in un periodo, infatti, in un periodo in cui poi non ci sono prospettive di lavoro, di suonare nei concerti dal vivo, passa un po' la voglia, non so, non ti viene lo stimolo, almeno a me non. Ci sono stati dei mesi in quest'ultimo anno che non mi veniva proprio lo stimolo, mentre ce l'avevo per continuare a scrivere musica e a scrivere le cose didattiche, non mi veniva per diciamo, la parte strumentale, perché appunto non avendo concerti davanti, non avendo altri musicisti con cui suonare, l'ho trovato difficile. Però parlando con tanti altri musicisti ho visto che succedeva anche ad altri questa cosa, no? Questa percezione. Certo. E poi mi sono reso conto che il concerto dal vivo è una delle cose più importanti per noi musicisti, insomma. Ne conosco pochi che si ebbeano a stare in casa a suonare da soli, no? La maggior parte di noi trova, diciamo, nutrimento nel suonare davanti al pubblico, no? E a vedere anche le reazioni del pubblico e a vedere quante cose ti danno in cambio, no? Ma suonare in gruppo al di là del palco è una grande cosa, è bellissimo, c'è uno scambio di energia e di anche vedute musicali, ognuno le sue, si mettono insieme, ah, è una cosa bellissima. E poi se lo fai davanti a gente appassionata che ti ascolta, e magari, è perché io avevo voglia di... Fate un'altra domanda, ma poi diventa lunga l'intervista. E magari sei ben pagato, come succede per i grossi nomi, non solo nel jazz. Jazz, anzi, forse è una branca della musica che col denaro ha un po' poco a che vedere. Però certamente se c'è anche questo aspetto, ecco che suonare in gruppo, fare concerti diventa un momento esaltante. Bene, Attilio, senti, grazie delle informazioni che ci hai dato, aspetteremo i tuoi libri con ansia. Io ti ringrazio, ti ringrazio tanto per aver accettato questa intervista. Saluto te, saluto tutti coloro che sono stati ad ascoltarci e vi do l'appuntamento alla prossima intervista, sarà domenica prossima. A presto, Va bene, buoni ciao. Dino Carugati. Ciao, grazie.